un'iniziativa che noi abbiamo fatto e promosso, grazie Vita, ma che abbiamo promosso insieme a Federmanager, ed è stato questo, diciamo, questa iniziativa anche sostenuta finanziariamente da fondi rigenti. Quindi è un'iniziativa che rientra nell'ambito della collaborazione che c'è e del fondo, che è quello che finanzia la formazione dei manager del nostro sistema confindustriale. L'iniziativa, adesso io faccio solo un saluto breve, poi si esplica con tutto il pomeriggio, ma l'iniziativa è nata in una logica, come posso dire, di trovare un linguaggio comune, provo a metterla così, per un linguaggio comune tra il mondo delle imprese e il mondo della scuola. Siccome stiamo vivendo delle importantissime novità con la riforma dell'alternanza scuola-lavoro, allora nel ruolo che l'Unione Industriale vuole avere nell'applicazione, nell'operatività di questa norma, ci è sembrato opportuno fare un momento in cui si mettesse in una specie di comunità che il mondo della scuola e il mondo delle imprese in un unico, diciamo, tra virgolette, consentitemi, contenitore, dove insieme dobbiamo lavorare per cercare di dare un futuro ai nostri giovani. Questa era un po', diciamo, la logica con cui noi abbiamo approcciato questa iniziativa. Ovviamente vedo qui l'Istituto della Formazione San Paolo che ci ha dato una mano su questo tipo di, diciamo, elaborazione di questo progetto, di questa iniziativa, perché sovente, adesso io qui sono un po' di anni che lavoro all'Unione Industriale, e sovente si è sempre sentito dire che i giovani che escono dalla scuola a volte non sono esattamente i desiderata, tra virgolette, del mondo delle imprese, non è sempre quello che il mondo delle imprese si aspetta, non è sempre esattamente quello che il mondo delle imprese e le imprese vorrebbero ritrovare in un giovane che esce non solo dall'università ma anche dagli istituti. E da anni sosteniamo che questo, diciamo, alternanza scuola-lavoro debba essere sempre di più sostenuta. Allora, quando è uscita la legge, devo dire che anche a casa nostra, nel nostro mondo, un po' di diffidenza c'era. Un po' di diffidenza, ma è complicata, difficile, ci sono troppe ore di questa alternanza, ma come facciamo? I numeri sono spaventosi, perché ovviamente parliamo di alcune decine di migliaia di giovani che sono interessati a questa operazione. E allora, un po' sull'onda del fatto che noi, forse tra le poche unioni industriali territoriali della nostra Confindustria, abbiamo da anni un ufficio che è proprio dedicato alla scuola, ai rapporti tra la scuola e il mondo del lavoro, un po' perché ci crediamo, è sempre stato il nostro credo, e allora abbiamo detto dobbiamo approfittare di questa grande opportunità che ci dà la norma. Sarà complicata, sarà difficile, cercheremo di migliorarla, cercheremo anche di trovare le cose che vanno bene, le cose che non vanno bene, però dobbiamo giocare un ruolo importante come sistema delle imprese che si raccorda sempre di più col sistema della scuola. Allora abbiamo fatto un accordo con il vostro, dico qui ci sono un po' del mondo delle imprese e un po' mondo delle scuole, abbiamo fatto un accordo con l'ufficio scolastico, il vostro ufficio USR, quello regionale, abbiamo fatto un accordo importante, che è un accordo, come posso dire, che guarda un po' il futuro. Lavoriamo insieme, mettiamo insieme un po' tutte le nostre energie, le nostre capacità per vedere se siamo capaci a costruire
del un sistema che, lavorando su il mondo delle scuole, il mondo delle imprese, e riesca a far colloquiare di più, curvare di più gli ordinamenti, cercare di essere, come posso dire, più sinergici tra la scuola e il mondo delle aziende. E allora, in questa logica, dove siamo approdati? A Federmanager, perché in effetti il coinvolgimento di questo mondo, per quanto riguarda il nostro mondo delle imprese, transita attraverso i manager, perché il lavoro, il ruolo, che non è che sono solo gli imprenditori, ma sono i manager che lavorano nelle imprese, che sono dei manager che si devono in qualche modo, interloquire, parlare, avere lo stesso linguaggio dei presidi, degli insegnanti, delle scuole, per poter essere in collaborazione con loro, in grado di fare due cose, secondo me, per quello che, come l'ho capita io, e quindi poi magari mi spiegherete che non ho capito bene, ma da un lato cercare, attraverso appunto i manager, gli imprenditori che hanno voglia di dedicare un po' del loro tempo, del loro spazio, fare dei gruppi di lavoro insieme agli insegnanti e insieme ai professori e insieme ai presidi, per poter capire bene. Questa è la prima occasione, questa è la prima occasione di parlarsi insieme, poi ci saranno poi tutta una serie di altri gruppi, di capire le esigenze degli uni e le esigenze degli altri, dall'altro di poter andare a dare anche delle esperienze, se gli insegnanti, i presidi lo ritengono necessario, delle esperienze nelle scuole, quindi essere in grado di portare le proprie esperienze che stanno vivendo nel mondo delle scuole, e poi essere nelle condizioni di ricevere i giovani nelle imprese e, come posso dire, rendere operativo questa alternanza scuola-lavoro. E quindi la cosa che ci è sembrata basilare, il primo tassello da mettere insieme, era quello di costruire una comunità di operatori che fossero su questo tema, parlassero lo stesso linguaggio, si conoscessero, capissero qual era la logica con cui manager e imprenditori e scuole affrontano questo problema. Questo è un po' lo spirito con cui noi abbiamo voluto organizzare questo momento seminariale, e spero, appunto vi dicevo, che siccome questo accordo è un accordo importante, forse siamo stati i primi a redigere e costruire un accordo così importante a livello italiano dopo la scuola, perché la Confindustria ha sottoscritto un accordo con il Ministero. L'accordo del Ministero è un accordo cornice, e quello che stiamo facendo noi è di mettere i contenuti dentro questo accordo e provare insieme ad applicare, a rendere operativa una norma che noi abbiamo, da questa parte del tavolo, sempre auspicato di avere maggiore interscambio col mondo della scuola, e credo che la cosa migliore era coinvolgere appunto scuole, imprese e manager, che ovviamente sono i nostri alter ego nell'applicazione di questa norma. Questo era un po' lo scopo e la logica con cui noi ci siamo mossi e abbiamo promosso questa iniziativa.